Si è aperta oggi a Bruxelles la 21ª edizione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città. Si tratta del più importante evento annuale dedicato alle politiche regionali dell'Unione Europea. Nel corso delle 4 giornate in cui si articola l'evento, le città e le regioni presentano le buone pratiche di attuazione della politica di coesione dell'Unione Europea in grado di mettere in luce l'importanza del livello locale e regionale per una buona governance. Nel pomeriggio è intervenuto anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. La settimana europea delle regioni e delle città cade in un momento internazionale particolarmente delicato e drammatico. Le regioni sono state già chiamate a fronteggiare un periodo di emergenza con la guerra tra Russia ed Ucraina, accogliendo il popolo ucraino. E un'altra guerra si annuncia praticamente ai confini dell'Europa, quella di Israele contro Hamas. È un momento molto delicato. Tra pochi mesi si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, le regioni, le città, i cittadini tutti sono chiamati anche a pensare e progettare l'Europa del futuro. Noi pensiamo che serva un'Europa più attenta a creare l'autonomia strategica del continente rispetto a paesi come la Cina, la Russia, poco affidabili nell'approvvigionamento delle materie prime e delle componenti di alta tecnologia senza le quali oggi le nostre industrie non vanno avanti. Bisogna lavorare alla autosufficienza energetica del continente, sia sviluppando i nuovi carburanti, le nuove fonti di approvvigionamento, le energie riciclabili, ma soprattutto cercando di mettere in comune tra i grandi, soprattutto tra le grandi nazioni industrializzate d'Europa, le tecnologie necessarie a poter avere questa autosufficienza.